Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto a giugno. Sono state abbastanza e devo dire che sono state anche delle letture soddisfacenti. Allora, di due libri non posso parlarvi in questo video, ma ve ne parlerò nel video wrap up di luglio, perché sono appunto libri che ho letto in anteprima ma che usciranno a luglio. Uno di questi è Cuore di ferro di Azzurra Pasquali, che è un distopico che a me è piaciuto moltissimo, ma appunto non vi dico niente di più perché deve ancora uscire. L'altro invece libro che ho letto è Figli di Madre Terra di Milena Pedroni. Il libro uscirà anche questo appunto verso la fine di luglio con una nuova copertina eccetera. Anche questo è un libro che mi è piaciuto, ma di cui appunto vi parlerò in seguito. Quindi iniziamo, diciamo, dai libri di cui posso parlarvi, partendo da Rodion. Rodion è un libro scritto da Beatrice Simonetti, edito Derla Edizioni, ed è un libro ucronico. I libri ucronici sono quei libri dove c'è una rivisitazione storica, dove dei fatti che sono successi nel nostro mondo, diciamo, nel libro invece sono distorti. In questo caso abbiamo Hitler che vince la Seconda Guerra Mondiale. Ce ne sono molti di libri in cui appunto Hitler vince la Seconda Guerra Mondiale. Uno di questi è La svastica sul sole o L'uomo nell'alto castello, però devo dire che questo libro è originale perché si incentra, la storia si incentra su dei personaggi. Allora, siamo nel 46, abbiamo Rodion che è appunto un bambino di nazionalità russa che sopravvive a stento in questi campi di isterilimento dei nazisti, che appunto riesce a scappare. E poi abbiamo Edmund, la sua storia 13 anni appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale, un ragazzo tedesco convintissimo dell'ideale appunto di Hitler e del nazismo, che però con l'andare della storia, degli avvenimenti, si renderà conto che forse sta dalla parte sbagliata, forse c'è delle cose in cui è bene appunto riflettere meglio. Questo libro dipinge una realtà atroce, una realtà crudele, è una storia appunto che parla di odio, una storia che parla di guerra, ma parla anche di umanità, parla di amore, quindi troviamo tutto questo in questo libro. È un libro che ha circa 400 pagine, ma un libro, nonostante le tematiche affrontate, alcune scene crude che troviamo all'interno del libro, è un libro che scorre molto bene, grazie appunto alla scrittura dell'autrice e anche alla storia che mi ha coinvolta da subito. L'autrice è riuscita a trasportarmi con molta facilità all'interno del suo libro. Qua Edmund ha una crescita enorme, da essere una persona dall'animo buono diventa, quest'animo buono si indurisce. Diciamo che questo libro fa capire quanto la guerra influenzi e cambi chiunque, chi nel bene e chi nel male, ma ogni personaggio di questa storia si evolve nel meglio e nel peggio, comunque la guerra lo fa cambiare. Il libro è strutturato appunto in due archi temporali. Questa struttura multilivello che ha creato l'autrice è ben intrecciata, è costruita bene, e questi appunto archi temporali ci permettono di conoscere meglio i vari personaggi, non solo il protagonista della nostra storia. È un libro che appunto mi è piaciuto, che mi ha emozionato e che vi consiglio se vi piace il genere ucronico o se vi volete approcciare a questo genere per la prima volta. Un libro invece che ho letto e che non mi è piaciuto per niente, spendo solamente tre parole, è il fumetto Getti Smarriti. È un fumetto veramente corto, meno di 100 pagine, che però a me non è piaciuto perché non ho trovato il senso di questa storia. Abbiamo il nostro protagonista che trova questo oggetto, in queste pagine cerca di capire a chi è appartenuto questo oggetto, fino a quando non lo lascia poi in un posto, fine della storia. Ho letto commenti dove la gente dietro ci ha visto il mondo, sì, che potrebbe anche essere, però non mi puoi sviluppare una storia. Capisco che alcuni messaggi possono essere, forse devono essere mandati molto così veloci alla svelta, però veramente non ha un senso questa storia. Poi se vogliamo dire che è un capolavoro va bene, però a me assolutamente non è piaciuto. Detto questo,
Che cos'altro ho letto in questo mese? Altro libro letto è stato Anime del Tempo. Questo qua è stata appunto una collaborazione, l'autrice mi ha mandato l'ebook di questo libro. I nostri protagonisti, è un autoconclusivo, e i nostri protagonisti sono Selene e Mirko, che hanno da sempre delle visioni che non si sanno spiegare, sono sempre più frequenti, sono sempre più intense e scoprono che i loro sogni in realtà sono dei ricordi di una vita passata. Questo libro mi è piaciuto molto. Allora, praticamente è una rivisitazione, una storia collegata a Paola e Francesco. Il che mi è piaciuto perché comunque sì, ci sono alcuni libri che parlano di questi due personaggi, però ho trovato che questo fosse una maniera originale per raccontarli. La scrittura è una scrittura molto semplice perché l'autrice ha scritto questo libro quando era, mi sembra, un adolescente e quando poi ha voluto pubblicare il libro ha voluto lasciare questo tipo di scrittura molto semplice proprio per avvicinare i giovani alla lettura e alla scoperta di questi due personaggi della Divina Commedia. E trovo che questa sia una decisione, secondo me, azzeccata. Il libro scorre molto molto bene, nonostante la scrittura semplice può essere letto tranquillamente anche da persone adulte. Io va bene che leggo anche libri per bambini, però non ho trovato nessun tipo di problema a leggere questo libro. Ovviamente, essendo io un amante della Divina Commedia, leggere una storia su questi due personaggi mi ha intrigato da subito. Quando mi ha proposto la collaborazione ho accettato senza dubbi, ecco. La storia è divisa in due archi temporali. Seguiamo Selene e Mirko ai giorni nostri e come vivono con queste visioni, come cercano di arrivare a un punto di queste visioni, a scoprire qualcosa di più riguardo a queste visioni, e poi seguiamo nel passato la storia appunto di Paolo e Francesca. È un libro a cui non saprei dare un genere definito, probabilmente non ce l'ha in realtà, però devo dire che è un libro che ho letto volentieri, e anche le parti storiche che appunto riguardano la storia di Paolo e Francesca, quindi siamo nel passato, quelle parti sono ben gestite, ben scritte, non sono noiose. A me i romanzi storici non piacciono, però devo dire che queste parti non mi hanno dato problemi, le ho lette molto velocemente, anzi sono rimasta proprio rapita da questo intreccio di storia, anche se poi si sa come va a finire la storia tra questi due personaggi, però comunque è stato bello leggerli. Quindi io questo libro ve lo consiglio, se amate la Divina Commedia, assolutamente, questo è super super consigliato. Altro libro che ho letto, anzi altri due libri che ho letto, ve ne parlo qui insieme, sono il secondo e il terzo libro della saga thriller scritta da Margaret Renata Pampuri. Allora, il secondo libro è L'inganno del diavolo, e anche questo secondo libro mi ha catturato come il primo. Ho trovato che i personaggi in questo secondo volume siano più caratterizzati, siano evoluti. I personaggi, per quanto mi riguarda, sono verosimili. I miei preferiti in questo secondo volume sono stati Joseph e Alexander, e quindi ecco, personaggi ben costruiti. Anche qua la trama mi è piaciuta, l'autrice è riuscita a lasciarmi a bocca aperta. Abbiamo una storia che riesce a trasmettere ansia, ricca di suspense, e quindi è stata una lettura molto 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 scorrevole. Come per il primo volume, vi dico, state attenti a quello che andate a leggere, perché anche qua abbiamo dei temi forti, si parla di violenza, quindi prima di leggere un libro informatevi. Non sono, secondo me, questi libri dei libri adatti a tutti, alle persone più sensibili, ecco, magari consiglio di leggere altro. Una scrittura che rimane semplice come nel primo libro, ma comunque ben curata, scorrevole, piacevole, e quindi anche questo secondo libro è promosso. Come è promosso anche il terzo libro, che è Il seme del male. Devo dire che tra i
tra i tre libri, questo terzo libro è quello che ha più colpi di scena di tutti. Ovviamente il finale rimane aperto in previsione del quarto libro che andrò a leggere, spero di parlarvene il mese prossimo. Alexander in questo terzo libro si riconferma uno dei miei personaggi preferiti, però devo dire che alcuni comportamenti che ha in questo libro, ma anche un pochino negli altri, ma un po' di più in questo, a volte mi hanno fatto storgere la bocca, però comunque è rimasto il mio personaggio preferito. Altro personaggio preferito è Nikla, questo ragazzino nerd che mi è piaciuto molto, mentre la figlia di Kylie non l'ho proprio sopportata, proprio un personaggio che mi è rimasto un po' sulle scatole. Comunque, un libro che ho divorato, mi ha catturato anche questo. Per ora questi tre libri che ho letto, devo dire, mi sono piaciuti tantissimo. Dei thriller ben costruiti, che scorrono molto bene e con una buona dose di ansia, quindi ottimo. Altro libro letto è Luminescent di Amanda Fall. Io di questa autrice avevo letto Le streghe di Mon Valley, che mi è piaciuto tantissimo, è diventato uno dei miei libri preferiti, e questo è il suo nuovo libro. Si tratta di un romance distopico fantascientifico, un libro young adult, è il primo di una serie, quindi il finale è aperto. Ci troviamo nell'anno 2171, siamo a Lorem, uno stato totalitario che si trova al nord del continente. In tempo unito, qua domina incontrastata la famiglia Ballesteros che appunto ha rovesciato il precedente governo e appunto ha creato questo regime che, come al solito, è dominato dalla paura. Qua i nuovi governanti hanno uno scopo, e cioè trovare il fattore luminescente nel genoma umano. È in questo appunto clima apocalittico che noi troviamo i nostri protagonisti, che sono Fallon e Clayton, che sono due giovani che combatteranno per sfuggire ad un disegno che li vedrà divisi, appunto, nell'affrontare delle perdite e delle avversità. E tra tutto quello che succede, loro due scopriranno di avere un legame unico che segnerà il loro destino. Questo secondo libro mi è piaciuto moltissimo, come il primo libro dell'autrice. La sua scrittura è una scrittura molto scorrevole, quindi si leggono i suoi libri con facilità, possono essere anche dei libri di 1000 pagine e vi assicuro che si leggono facilmente. Sicuramente il punto forte di questa autrice è la sua capacità di creare dei mondi. Con Le streghe di Mon Valley aveva appunto creato Mon Valley e mentre leggevo mi sono ritrovata all'interno di Mon Valley. In questo caso è riuscita a creare appunto questo mondo post-apocalittico molto bello, descrizioni molto belle. La parte che mi è piaciuta di più è tutta la parte sottomarina con i mostri marini, delle descrizioni fantastiche, proprio avevo una visione nitida di quello che stavo leggendo, quindi sicuramente il punto forte di quest'autrice è questa capacità di trasportare il lettore all'interno dei mondi che lei ha creato. Sono delle descrizioni per niente prolisse, per niente lunghe o noiose, però sono delle descrizioni che funzionano molto bene. Si vede che dietro a questi mondi l'autrice ha studiato e insomma, ci ha lavorato veramente molto. Si vede la cura e il lavoro che c'è dietro. Il libro è scritto in prima persona e segue i punti di vista di Fallon e Clayton. Inoltre, la storia si divide anche in vari archi temporali, quindi presente e passato. I personaggi sono ben caratterizzati, ci sono vari colpi di scena e risvolti inaspettati che mi sono piaciuti moltissimo. E la parte che mi è piaciuta, ovviamente, è questo mistero, questa voglia di scoprire di più su questo fattore luminescente che mi ha portato a divorare il libro in poco tempo, appunto per cercare di arrivare al punto della cosa e scoprire cos'è, come funziona e tutto quanto. Il finale, come vi ho detto, è aperto. Io ho dei problemi con i finali aperti, però in questo caso non mi ha dato problema questo finale e niente, spero di riuscire a leggere questo seguito presto, anche se in realtà questo libro è uscito da pochissimo, quindi un po' bisognerà aspettare, però assolutamente se vi piacciono i distopici con un tocco di romance, questo ve lo straconsiglio perché
È un buon libro. Benissimo, quindi questi sono stati i libri che ho letto a giugno. Fatemi sapere se avete letto qualcosa, se avete letto qualcosa dei libri che vi ho mostrato in questo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!